Benvenuti alla Buona Notizia, l'approfondimento settimanale curato dal Centro Diocesano delle Comunicazioni Sociali. In studio con noi, benvenuto, Dino Magrì, pastore della Chiesa Valdese. Grazie, è un piacere essere con voi qui. Con lui parleremo, un piacere nostro, parleremo della settimana di preghiera dell'Unità dei Cristiani, parleremo anche della presenza della Chiesa Valdese nel nostro territorio. Veniamo ora alla copertina del nostro settimanale, Vite Negate, parliamo della Giornata Nazionale per la Vita che si celebra ogni anno la prima domenica di febbraio, e quando parliamo di vite negate parliamo delle vite calpestate, parliamo della vita dei lavoratori, parliamo delle vite dei migranti, parliamo della vita nascente, parliamo di alcune pratiche come l'utero in affitto, vite negate che ci interrogano e ci invitano ad aprire una riflessione all'interno delle nostre comunità su quanto è tutelata oggi la vita. Pastore Magrì, abbiamo vissuto una settimana di preghiera per l'unità cristiani, il testo di riferimento era il Vangelo di Luca, ama il prossimo tuo come te stesso. Cosa ci consegna questa settimana? C'è il rischio di parlare dell'unità dei cristiani solo una settimana all'anno. Questo è un rischio che effettivamente si corre, corriamo un po' dappertutto. Poi ci sono le realtà locali, quelle come ad esempio qui a Brescia, dove l'ecumenismo non è semplicemente un atteggiamento di facciata, ma è un percorso che viene vissuto e condiviso tra le diverse confessioni religiose presenti. E poi c'è anche un ecumenismo più ampio. Quello della settimana di preghiera è appunto per l'unità dei cristiani, quindi riguarda un ambito più ristretto, ma per ecumenismo effettivamente possiamo intendere un ambito anche più ampio che riguarda il discorso interreligioso. E sia l'uno che l'altro di questi aspetti sono veramente attuali, perché in questi giorni poi vediamo come i problemi dei rapporti tra religioni possa causare dei disastri terribili. Tornando alla settimana di preghiera, quella che abbiamo vissuto quest'anno è stata una settimana ricca di appuntamenti, di impegni, di incontri, ed è stata anche particolarmente interessante per quanto riguarda la tematica. Quel tema suggerito dalle chiese del Burkina Faso, che ha preso come spunto la parabola del buon samaritano, e quel comandamento, qual è il comandamento principale? Quello dell'amore, del triplice amore nei confronti di Dio, del prossimo e di se stessi. Questo è stato un tema che ci ha accompagnati, che è stato sviluppato e che ci siamo resi conto dobbiamo ancora ampliare, sviluppare e soprattutto realizzare, concretizzare. Perché l'amore non può essere semplicemente un'idea astratta, certo, ma deve essere vissuto nel concreto e soprattutto deve corrispondere a delle azioni reali anche di collaborazione tra le chiese. Poi concretamente entreremo anche a parlare dei passi, i passi che possiamo fare anche come chiese bresciane. Nel primo servizio di questa settimana siamo andati in cattedrale per seguire una bella esperienza, la celebrazione Un coro di cori, a 25 anni dalla visita di San Giovanni Paolo II a Brescia. Sono stati convocati i cori della nostra diocesi, più di 900 hanno accolto l'invito del Vescovo e hanno animato la celebrazione liturgica. Il 20 settembre del 1998 le voci di 4.000 cantori si alzarono all'unisono nello stadio Rigamonti per la visita di Giovanni Paolo II. Un'esperienza di chiesa e di comunione che ha lasciato in eredità un repertorio che ancora si canta nelle nostre parrocchie. Domenica 21 gennaio, per ricordare quell'evento, quasi un migliaio di coristi provenienti da ogni parte della diocesi hanno risposto all'appello del Vescovo Tremolada. Nel corso della celebrazione è stato elogiato il servizio svolto con fede, impegno e fedeltà da tutti i cori che hanno il compito dell'animazione liturgica. Perché questo servizio è prezioso. Le voci che si uniscono diventano anche espressione
di quella che deve essere la relazione tra le persone in ogni momento, forse si può anche dire che il vostro cantare, un cantare insieme, è simbolo della pace che dovrebbe regnare tra tutti gli uomini. Quell'armonia che viene dalle voci diverse, che dà gioia al cuore, che eleva a Dio la lode e che è offerta nella forma di un servizio. Tutto questo è capace di seminare la pace, è un messaggio di pace, è un annuncio di pace. Continuate allora in tutto questo, fatelo con passione, con impegno, e sappiate che la nostra Chiesa diocesana, nella persona mia, vi esprime un sincero ringraziamento per il buon contributo che offrite al cammino della nostra diocesi. In repertorio brani in memoria della messa del 1998 e altri di Maurice Durufle, Edward Elgar, Giancarlo Facchinetti, Giulio Tonelli e Roberto Soldati. I brani dell'ordinario Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei erano in prima esecuzione, come la messa arcaica in lingua italiana composta da Don Alberto Donini, che andrà ad arricchire il repertorio diocesano. Rientriamo in studio, abbiamo visto e abbiamo parlato del comandamento dell'amore. Questo comandamento ci interroga e ci interpella. Quali passi concretamente come chiese nel territorio di Brescia possiamo e dobbiamo fare? Intanto come chiese l'impegno principale è quello di collaborare. E questo non è poco, non è poco. È un buon punto di partenza. Infatti, collaborare anche su iniziative che possono essere considerate di poco conto, ma in realtà anche una briciola può aiutare a portare avanti un messaggio. Quindi collaborare per quanto riguarda anche quello che diceva prima, il suscitare la consapevolezza della dignità umana per tutti e tutte. Questo è un qualcosa che su cui si deve lavorare molto, moltissimo. Sappiamo come purtroppo ci siano ancora delle distinzioni di valore per quanto riguarda la vita. Ci sono alcune vite che valgono di più, semplicemente per il loro essere state concepite e nate in un determinato ambito sociale, altre invece che vengono considerate di poco o nessun conto. E allora quello che vogliamo e possiamo fare è proprio questo: valorizzare la vita umana sotto ogni aspetto. E questo è quello che cerchiamo di fare anche come Chiesa Valdese, e può essere il contributo che possiamo dare a questo percorso e a questo è questa collaborazione che vorremmo avviare. E poi c'è un altro aspetto che è importante, altrettanto importante, quello della conoscenza reciproca. Molti contrasti che sono sorti nel corso degli anni e anche diffidenze nascono proprio dal non conoscersi, dal partire dal presupposto: io so già cosa pensate, so già chi siete, so già come la vedete. In realtà questo non è così, e lo stiamo sperimentando già in alcuni incontri che stiamo facendo a livello locale con fratelli e sorelle di alcune realtà cattoliche. Abbiamo affrontato tematiche un po' scomode, diciamo, considerate così scomode. L'anno scorso abbiamo parlato ad esempio della figura di Maria, ed è stato per alcuni una sorpresa scoprire che, oh, guarda un po', anche i protestanti rispettano Maria. Non è vero quindi che viene calpestata, derisa, denigrata, no, c'è il rispetto anche da parte nostra nei confronti
della madre di Gesù. Ovviamente ci sono delle differenze, ma c'è rispetto dei diversi modi di vedere. Certo. E il rispetto poi crea la possibilità di affrontare un cammino anche più impegnativo insieme. Incontro, conoscenza, rispetto. Nel secondo servizio di questa settimana, in preparazione alla giornata della memoria, la libreria Paoline ha ospitato la presentazione di un libro, La Lama e la Croce, le storie di cattolici che si opposero a Hitler. Sabato 20 gennaio alla libreria Paoline è stato presentato il libro di Francesco Comina, La Lama e la Croce, storie di cattolici che si opposero a Hitler. L'incontro è stato promosso dalla Cooperativa Cattolico-Democratica di Cultura, dall'Associazione Fiamme Verdi e dalla Libreria Editrice Vaticana. Si tratta di un nuovo libro inchiesta per conoscere da vicino alcuni dei cattolici che non ebbero paura di opporsi al nazismo, anche a costo del sacrificio della vita. La storia che mi ha colpito maggiormente è quella di Walter Klingenbeck. Walter Klingenbeck è un ragazzo giovane, 17enne, 16enne, che decide a un certo punto di fare qualcosa per opporsi al nazionalsocialismo e raduna intorno a sé un gruppetto di altri ragazzini della stessa età, delle scuole tecniche, provenienti un po' dalle aggregazioni mariane della parrocchia di St. Ludwig a Monaco. E la cosa straordinaria è che un anno prima della Rosa Bianca, nella stessa città, nelle stesse strade, era attivo un gruppo di ragazzini più giovani ancora che facevano più o meno le stesse cose, quindi volantinaggio, sabotaggio, andavano di notte a scrivere sui muri dei palazzi la V di Victory, che era il simbolo, il segnale di Churchill, che diceva: su un punto vinceremo, gli alleati vinceranno. Una pagina totalmente sconosciuta e che ha la stessa valenza, in qualche modo lo stesso valore della storia della Rosa Bianca. Quindi la domanda è questa: come mai alcune storie hanno avuto fortuna e altre invece sono rimaste nell'ombra? Questo è un compito affidato un po' agli storici e agli intellettuali. Il libro non pretende di proporsi ai lettori come un saggio storico, ma come racconto a metà strada fra il reportage giornalistico e il resoconto memorialistico delle vite emblematiche di alcuni cattolici che ebbero l'ardire di dire no al nazismo e pagarono con la vita la fedeltà alla propria coscienza. Diciamo, i cattolici hanno vissuto il dramma, le contraddizioni di quel tempo, e queste storie, queste vicende di cristiani che si sono messi contro il regime hanno fatto un po' fatica a rompere il guscio, perché c'era da fare i conti con il fatto che invece molti cattolici sono andati a combattere, sono andati sui fronti, hanno obbedito, e le storie dei disobbedienti sono state più difficili. Molto spesso sono vite che attendevano di essere approfondite, ricostruite e fatte conoscere più diffusamente, perché nel Terzo Reich ci furono anche coloro, e si parla di migliaia di persone, che scelsero di donare la vita per un ideale di libertà comunitario e per un concetto di amore universale. Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato la testimonianza di queste persone straordinarie, poco conosciute dalla storia, poco valorizzate, persone che hanno avuto il coraggio di opporsi al nazismo. Torniamo a parlare dell'unità dei cristiani, in questo caso con il pastore Dino Magrini. Parliamo della Chiesa Valdese e della sua presenza sul nostro territorio, come è ramificata, e soprattutto una domanda che interessa ovviamente anche la Chiesa Cattolica in questo tempo in cui la secolarizzazione è sempre più forte, la partecipazione al culto, se anche voi registrate un calo di partecipazione, un calo magari anche di interesse. Allora, intanto cerco di dare un po' un'idea di chi siamo. La Chiesa Valdese di Brescia ormai è più che centenaria, come per quanto riguarda anche la sua presenza. Il Tempio di Via dei Mille è stato inaugurato nel 1915, quindi sono 150 anni, più di 100. All'epoca eravamo in periferia, adesso Via dei Mille è stata inglobata dal centro, quasi dal centro storico. Come comunità, anche questo ha subito vari cambiamenti nel corso degli anni. All'inizio era una chiesa, una comunità costituita per lo più da persone che
che arrivavano dal cattolicesimo in seguito alla predicazione dei vari pastori che si sono succeduti qui a Brescia. Negli ultimi 20 anni c'è stata una controtendenza poi per quanto riguarda il chi costituisce la Chiesa. Infatti ancora adesso, anzi adesso, la comunità di Via dei Mille, di Brescia, è costituita per più o meno il 70% da fratelli e sorelle che arrivano dall'Africa e in modo particolare dal Ghana. Quindi siamo una comunità, una chiesa interculturale e internazionale. La presenza dei fratelli e delle sorelle ghanesi durante il culto si fa sentire ed è molto apprezzata, in particolare è la loro vivacità, il loro canto, la gioia che esprimono anche attraverso la danza, il movimento. E infatti questo ci ha spinti a modificare alcuni momenti della liturgia in modo da rendere anche loro pienamente inseriti all'interno del culto e del momento comunitario. Se il culto è sentito, è partecipato, è sentito. Ovviamente ci possono essere dei momenti un po' altalenanti, però il culto ancora viene visto come il momento principale della vita comunitaria. Poi ci sono anche altri momenti che vengono vissuti e condivisi insieme. Particolarmente apprezzato sono i giorni quando si vengono organizzate le agapi, i pranzi comunitari, e lì è veramente una festa per tutti e tutte. C'è anche una dimensione caritativa molto forte. Sì, noi partecipiamo anche e forniamo un banco alimentare all'interno della comunità per quelle famiglie che, e purtroppo ce ne sono tante, che affrontano difficoltà. E per quanto riguarda questo aspetto, temo che dovremo attrezzarci per affrontare delle situazioni che tendono sempre a peggiorare. Purtroppo auspici di miglioramento, noi speriamo sempre che si possa migliorare, ma nel concreto si vede che sono pochi passi che vengono effettuati realmente in quella direzione. Quindi come Chiesa dobbiamo essere pronti a venire incontro anche alle esigenze di quei fratelli e di quelle sorelle che sono in difficoltà. State già sperimentando, questo è molto bello, l'incontro tra culture e provenienze diverse all'interno della stessa confessione religiosa. Il commento al Vangelo in questa quarta domenica del tempo ordinario a cura di Don Umberto Tagliaferri. Insegnava loro come uno che ha autorità. Ritroviamo Gesù che parla con autorità. E quando uno parla con autorità? Quando racconta qualcosa di certo, qualcosa di vero, quando non ripete qualcosa che ha imparato a memoria, ma quando afferma qualcosa in cui crede davvero. Per noi è molto difficile incontrare qualcuno che ci parla in questo modo di verità. Perché? Perché in noi si ribella ciò che di male c'è in noi. E questa ribellione, questa fatica che facciamo, ci porta a rifiutare l'altro, a non accettare la correzione, a dire no, l'altro sbaglia. Ecco, quando noi vogliamo bene, quando noi impariamo a voler bene come Cristo vuole bene alle persone che incontra, ecco il sacrificio che dobbiamo fare. Accettare di affermare, accettare che per affermare il bene dell'altro dobbiamo essere disposti anche a perdere l'affetto dell'altro. È una cosa non semplice, è una cosa complicata, ma è un'esperienza che facciamo ogni giorno. Un papà e una mamma, quando guardano il proprio figlio, desiderano il bene del proprio figlio, come se guardassero un metro avanti al proprio figlio. Non vogliono il bene, non vogliono comprare il bene del figlio, non vogliono l'affetto del figlio, ma vogliono affermare quello che è bene per lui. Il compimento del suo destino, il compimento della sua vocazione. Perché dicevo che non è una cosa facile? Perché quando non c'è più la piena comunione tra papà e mamma, subito il bambino capisce che può introdurre un certo senso di ricatto verso i genitori. Io genitore, non essendo più in piena comunione con mia moglie,
ho paura di perdere l'affetto che mio figlio ha per me e quindi mi diventa quasi naturale dire sì, sì va bene e non ho più nello sguardo il bene di mio figlio, il bene per lui, non ho più la forza di dire no, anche se piangi, questo non te lo concedo, no, anche se tu mi odi, io affermo il tuo bene. Questo vale nei confronti dei nostri figli, vale nei confronti degli amici, vale nei confronti di tutti. Per quello Cristo ci insegna come davvero dobbiamo amare gli altri, imparare ad avere il suo sguardo, affermare la verità, perché affermiamo che noi vogliamo il tuo bene, non vogliamo il tuo affetto. Rientriamo in studio, abbiamo ascoltato il commento al Vangelo a cura di Don Umberto Tagliaferri. Ogni settimana ci salutiamo con una parola chiave. Che parola chiave ha scelto? Proprio ispirato anche da quello che è stato il tema della settimana di preghiera, la parola è conoscersi. Perché attraverso la conoscenza reciproca è possibile instaurare un rapporto anche di fiducia. E attraverso la fiducia è possibile camminare e affrontare quel percorso anche ecumenico che purtroppo non è sempre facile, ma è anche questo irto di difficoltà. Conoscendosi, questo cammino può essere reso più facile e soprattutto lo si può fare insieme. Grazie a Dino Magri, pastore della Chiesa Valdesia. Grazie a voi. E da Luciano Zanardini, appuntamento alla prossima settimana.